ti stavo guardando. Qualcuno per caso ha un tre? E quindi, Sofì, ti dicevo, questo è tutto il mio armadio. Cos'è stato? Cos'è stato? Lo so. Cos'è stato? Andiamo a vedere. Andiamo. Oh, guarda che è successo. Ragazzi, ma tutto ok? No, che brutta sensazione, Sofì. La senti anch'io. Ma che significa? Cosa è successo? Stavo facendo vedere il mio armadio a Sofì e a un certo punto ho sentito qualcosa sulla mia schiena, ma qualcosa di viscido, pauroso! Sì, anch'io ho sentito dei brividi lungo la schiena. Qualcosa di viscido lungo la schiena? Robby! Ma sei stato tu! Io? Tu sei viscido, sì! Ah, sì? E allora magari tu con le mani fredde! Io con le mani fredde, ma cosa dici? Non è stato nessuno di voi due! Con me e Benny, quindi non potete esserci. È vero. Ma non sarà mica stato un ragno, sei sicura? E poi, o magari c'è comunque la finestra aperta. No, la finestra è chiusa, non può essere stato questo. E poi un ragno? No, non è possibile, mi sembra strano. Vabbè, fa niente, ora possiamo andare di là. Ok, se qui è tutto risolto, che ne dici di una sfida alla play? Una sfida? Io e te? Sì? Sì, sfida accettata, tanto andiamo. Tanto ti batto. Tu batti me, Robby! Non ti pare proprio strano che gli sono venuti dei brividi a Sofì? Ma io sinceramente non ho paura di niente. C'è solo una cosa che mi fa veramente venire i brividi. Il sangue! Benny, dai, fammi fare a me. Benny, guarda qui! Ma questo è sangue! Certo, che oggi le ragazze urlano molto più del solito, è strano. Ma... cos'è successo? Ma non funziona più! Si è rotto il televisore! Ma sì, è proprio il televisore! Non ci credo! Com'è possibile? Com'è possibile? Guarda qui! Ma è nuovo il televisore! Il televisore è nuovo! Deve essere successo qualcosa! Forse la stessa cosa che ha... Che no, ha, che, no, non dirmelo, non dirmelo! Che ha toccato Dani e che ha fatto urlare Benny in bagno! Ragazzi! Venite! Ragazze, ma cosa sta succedendo? C'è di lì il televisore, si è rotto! Ci sono cose strane, ragazzi. Io sento dei brividi. Come i brividi? Sì. Il sangue! Sangue! Io sto avendo troppa paura! Lo sapete? Che? Credo che in casa nostra ci sia qualcosa o qualcuno, tipo un fantasma! Ma no, non è possibile! Non ho visto niente! Un'idea, sì, quale idea? Potrebbe funzionare. Seguimi, dai! Okay. Io ho paura. Cosa fai? Cosa fai? Non lo vedo. Un cucchiaio! Io con questo cucchiaio mi difenderò. Col cucchiaio? Ma col cucchiaio cosa fai? Sì, perché se c'è un fantasma a formaggino, io lo mangerò! Formaggino. Io non ci posso credere che stia succedendo davvero. Ma come fai a esserci un fantasma? Da dove è arrivato? Perché? Perché? Che cosa possiamo fare? Tu perché? Come fai a non avere paura? Dai, Robby! Ma che schifo! Ma io quando ho paura ho lo stomaco sotto sopra. Benny, non è colpa mia. Ma mi interessa, però che schifo. Vabbè, almeno adesso mi sono liberato e sicuramente qui siamo al sicuro. Guarda, non c'è traccia del fantasma. È vero, qui dovremmo essere al sicuro. Soprattutto dopo la puzzetta che hai fatto. Nessun fantasma vorrebbe venire qui. Benny, guarda qui, cosa c'è? La vedi anche tu? Dimmi che non la vedo soltanto io. Questa è una traccia del fantasma qui nel bagno. Sì, Robby, la vedo anch'io. E poi sotto che cosa c'è scritto? C'è scritto... Scappate! Scappate! Dani, dobbiamo assolutamente...
assolutamente cacciare questo fantasma. Hai ragione, ma infatti sto già cercando un modo per mandarlo via. Io so che per i vampiri bisogna appendere un pezzo di aglio al muro. Ma Sofì, che cosa dici? Qui non c'è un vampiro in casa, c'è un fantasma! Ah, io che ne so dei fantasmi. Ok, aspetta, forse mi è uscito qualcosa. Ci sono! Dice che per mandar via un fantasma da casa bisogna distruggere l'oggetto da cui è nato. E da dove è nato? Non lo so, magari possiamo trovare qualche traccia, qualcosa dentro casa. È arrivato il momento del libro degli iscritti. Vediamo chi è il fortunato o la fortunata di oggi. Marco D. Ciao Marco, se anche voi volete entrare a far parte del nostro libro degli iscritti, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto. Ciao! Ragazzi, ragazzi, abbiamo capito una cosa. Sappiamo come sconfiggere il fantasma. Davvero? Che bello! Allora cosa aspettate a dircelo? Come si fa a sconfiggere un fantasma? Anche perché io ho troppo paura. Ditecelo! Dobbiamo trovare l'oggetto da cui è nato e distruggerlo. Ma che oggetto dobbiamo trovare? Esatto. Sì, ditecelo, così la possiamo cercare tutti insieme. Ecco, in realtà non vi abbiamo detto che non ne abbiamo idea di cosa possa essere. Ancora non lo sappiamo. Però di sicuro deve essere un oggetto molto spaventoso. Sì, sicuramente. Ok, allora propongo di dividerci e cercare l'oggetto. Ma dove potrebbe essere? Lì in alto, secondo me. No. Lì dentro l'armadio. Vicino, vicino, dammi, vieni qua. Non c'è guardate nulla. Dobbiamo trovare un oggetto. Sì. Un oggetto maledetto, a quanto pare. Tobi, guarda. Cosa? Te lo ricordi questo? Io con questo qui ti batto sempre. Forse possiamo battere il fantasma. No. Stai dicendo che il joystick con cui qualche volta perdo sarebbe l'oggetto da distruggere? Il mio joystick deve essere un altro oggetto. Deve essere qualcosa di sicuramente più pauroso. Eh? Cosa? Avevo visto che effettivamente hai fatto palestra. Io infatti, si guarda. Non ti stavo mica abbracciando. Io tu a me? No, sì. Ma cosa? Non ho ma paura. Sei tu, non ho paura io. Ragazze, ma io non so proprio dove cercare. Scusate, ma io ho una domanda. Ma voi dove avete visto il fantasma per la prima volta? In camera, mentre guardavamo i vestiti. Beh, allora può darsi che è lì l'oggetto, no? Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo. Deve essere in questa stanza. Guarda, ragazzi, concentratevi. Le mie ciliegie dovrebbero darmi fortuna. Oh mio Dio. Ragazze, ragazze! Cos'è successo? Qui c'è qualcosa. Sì. Cos'è? Non lo so. Sembra essere una foto. Una foto di un fantasma. È quello che stavamo cercando. È questo l'oggetto, l'abbiamo trovato. Sì. Non c'è niente più pauroso di questo. Può essere, secondo me, il fantasma è uscito proprio da questa foto. È vero. Allora dobbiamo distruggerlo immediatamente. Tutti insieme. Dobbiamo distruggere questa foto tutti assieme. Sì. Quindi prendetela tutti quanti. Ok. Ok. E mettiamola sopra la fiamma, esattamente al centro. Oh, paura, speriamo che Dio, funzioni. Dio. Guardate! Che sta succedendo? Sta svanendo! Speriamo che non torni mai più. Che sollievo. Un secondo, ma come ha fatto quella foto ad arrivare a casa nostra?